Buona tarda mattina. Io sono un pochino stanca, sono stata al supermercato per forze maggiori perché mancavano tantissime cose, sia ai miei genitori e sia a me, perciò mi sono partita presto stamattina. Già alle 9 meno 10 ero lì, ma c'era una fila che io quasi mi stavo rendendo, me ne stavo tornando. Poi ho detto, avanti, dopo che sono arrivata, che faccio che me ne vado? Se vado in bottega poi tutte quelle cose che devo comprare, a parte ci vogliono 4 ore, poi molte cose magari non si trovano, perché so che certe cose non ci sono, anche se la bottega dove mi servo io è molto fornita. Chiudo parentesi, ora vi faccio vedere tutto. Ho fatto una spesa molto grossa, però molte cose sono dei miei. Abbiamo preso anche dei doppioni per non andare poi al supermercato, naturalmente. Allora, non, lo scontrino non so dove l'ho posato, ma sono troppi i prodotti, perciò non ve li dico guardando lo scontrino. E comunque c'erano molte offerte. Purtroppo non ho trovato manco un pacco di farina 00, lo scaffale vuoto per vuoto, perciò l'ho dovuto prendere in macelleria la farina. Cominciamo subito, questi sono dei freschi che dovrei posare. Ho preso la panna fresca che mi può servire in questi giorni. Poi ho preso una confezione di besciamella che era in offerta, mi pare 1 euro. Poi ho preso due confezioni di Nelson e piatti perché erano in offerta ad 1 euro. Uno si era quasi buttato, 1 euro ciascuno di questo qua al limone. L'altro dov'è? Forse. Poi ho preso due confezioni di Fabuloso 1 euro, tra il quale uno l'ha preso mia mamma, se l'è voluto tenere. Poi ho preso un detersivo per lavatrice, volevo prendere uno più, diciamo, nominato, ma non ce n'era in offerta. Io ho preso questo qua della Delfino, che è un marchio siciliano, e mi ha attirato il packaging che somiglia un po' al Dash. Chissà come sarà come prodotto, questo non l'ho mai provato. Poi ho preso, e mi era finita del tutto, l'anticalcare per lavatrice, questo qua della Ciel, e mi sono trovata benissimo. Ed era, costa poco, 1 euro e qualcosa. Poi qui c'è l'altra bottiglia di Nelson, che vi avevo già detto, un'altra bottiglia di Nelson. E la prima busta è arrivata. Ho preso due pacchi di nastrine integrali, che solo lì li vendono perché in bottega non ci sono. Un pacco di briochine tipo saccottini alla marmellata per mio marito. Poi ho preso, questa è la farina che ho preso in macelleria, perché solo un pacco di questa ne avevano e non ne aveva più neppure lui. Poi ho preso varie brick di latte, questo quello che costava di meno senza lattosio era questo della Polenghi. Non 1,29 euro, forse 99 centesimi, non mi ricordo poco. Ne ho prese diverse bottiglie, che qualche 5 bottiglie, perché non c'era la confezione già sistemata. E questo. Poi ho preso un pacco di zucchero bianco, Deco. Poi ho preso, vabbè, delle cose femminili che non vi mostro. Ah, ecco, lo scontrino è questo, ma è chilometrico. Qualche 136 euro, 135. Poi ho preso, che mi sta finendo, siccome ieri ho fatto delle cose, dico, io di solito prendo quello proprio delle api, proprio fresco miele, però in assenza di altro ho preso questo in supermercato, miele d'arancio delle arigoni d'Asiago. Speriamo che sia buono. Poi ho preso questa che era in offerta per mio marito, la maionese Kraft, anche se lui predilige la Calvé, ma questa era in offerta, perciò. Poi questo pacchetto l'ho preso in macelleria, un pacchetto di mozzarella. Poi ho preso due confezioni di marmellata senza zucchero, tra cui una l'ho data a mio padre. Marmellate ce n'erano pochissime, c'era solo questa alla pesca e un'altra l'ho presa ai mirtilli neri. Poi ho preso una spugna per mio marito, che per lavarsi. Ho preso la panna da cucina che era in offerta. Mio marito piace la pasta con la panna, ora ha portato i tortellini, magari qualche volta glieli faccio.
sempre una confezione di lievito vanigliato, un tubercolino di mango lievito, ce n'era tanto, questo l'ho trovato per fortuna, perché tutti ormai fanno dolci, pizze e tanto altro. Poi ho preso una confezione di cialde per i cannoli, sempre buono averle a casa. Poi ho preso un pacchetto di piadine, queste quelle che ho trovato della L'Oriana, che era in offerta. Un altro pacco di nastrine integrali. Un pacco di piatti da pizza, tra cui un pacco gliel'ho preso pure ai miei e già gliel'ho dato. E ho trovato pure il caffè Borbone, quello compatibile per lavazza Modovia, anche se sono pochine. Sono solo 10, però comunque le ho prese, questa qua. Poi ho preso un altro bricche di latte, non so più dove metterlo. E come carta forno non ho trovato più quella a foglio e ho preso quella tradizionale, che si deve tagliare. Poi panini hot dog manco ne ho visti, niente, ho preso questi qua rotondini, però sono sempre buoni della Deco. Poi ho preso una base per focaccia che l'altra volta mi sono trovata molto bene, non so se era lo stesso marchio, forse era un altro marchio, comunque la Butoni non si smentisce, credo che sia buona anche questa. L'ho presa. Sto finendo. Una confezioncina di dentifricio, questo qua dell'acqua fresh. Una confezioncina di borotalco ricaricabile. E poi il galbanino non era in offerta, c'era in offerta questo del Marchio Deco e ho preso questo. Poi ho preso olio, ho preso la passata di pomodoro e altre cose che ho portato di là per i miei. Ho preso molte altre cose, però anche la rucola, però sono rimaste là. Niente, questo è tutto. Finalmente ora mi cambio, mi do una sistemata e sistemo un po' qui a casa perché è stato stancante, però almeno ho fatto una bella spesona. Vi ringrazio di aver visto il video e ci rivediamo presto. Alla prossima. Ciao!